Quindi andiamo a dispositivi, impostazioni Wi-Fi Chromecast, facciamo la scansione per trovare la nostra rete e inseriamo la password, facciamo ok. La rete Wi-Fi per il Chromecast e per questo dispositivo sono diverse. Dopo la configurazione del dispositivo sarà configurato a quella nuova. Va bene, insomma, anche sempre per il discorso. Ecco qua. E allora vediamo connessione in corso. Connessione in corso, spostiamo tutto quanto la videocamera. Chromecast si sta collegando alla rete bla 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 sitcom, eccetera, eccetera, che è la rete appunto dove, anzi, se facciamo in questo modo, ecco che servono i tablet, vedete? Possiamo fare in modo che voi vediate addirittura meglio. Ecco qui, questo è il genio che è scattato in me, il genio, grazie al Samsung, e lo mettiamo in questo modo, in modo che si vede ancora meglio. Ecco qua. Perdonate la confusione dello studio, ma noi pensiamo più a lavorare che a mettere a posto. E quindi sembra tutto pronto. Abbiamo info sul dispositivo, nome Chromecast, qui è 5515, il mio Chromecast, ormai famoso in tutto il mondo, inserire i dati, italiano, bla bla bla, vi dice poi che in questo momento potrebbe anche fare l'aggiornamento, a me già l'ha fatto, qui scorrono delle foto, siamo pronti per trasmettere tutto ciò che noi vedremo su questo tablet, tutto ciò, e qui dopo apriamo le problematiche, soltanto da alcune applicazioni, vedremo quali, quello che vogliamo vedere, quello che vediamo qui lo vedremo lì. Andiamo per esempio, prima di trasmettere, scopriamo le app, cioè scopriamo quali applicazioni io posso trasmettere su questo schermo tramite, per esempio, YouTube, che è comunque una cosa importantissima. La apriamo, quindi devo prima installare l'applicazione YouTube, se non l'avevo già installata sul mio tablet o sul mio smartphone, e compare questo simbolo, eccolo qua. Questo è il simbolo di Chromecast. Andiamo a vedere un video. Non possiamo far vedere ovviamente un video coperto da copyright, perché sarebbe un'infrazione anche questa, eh? Attenzione, il copyright è spietato. Andiamo a vedere quindi un video del canale 25. Per esempio, andiamo a vedere, non so, qualcosa di simpatico, casomai adesso d'estate ci sono tantissime tantissime Miss, tantissime contest di Miss. Ecco, andiamo a vedere se troviamo tra i tanti, ecco, abbiamo questa Jaguar F-Type, ecco, invece di drone, ho trovato prima questo, abbiate pazienza. Quindi ecco, compare il video, possiamo anche aumentare l'audio da qui direttamente, eccolo, e però ancora non compare sul video, ma comparirà solamente quando io premerò questo tasto che mi dice trasmetti, eccolo, eccolo là, oh, connetti, e ti sta cercando, ricerca di dispositivi. Un po' lento questo smartphone, ovviamente più è veloce lo smartphone più farà prima. Blocchiamolo un attimo, rifacciamo di nuovo la procedura, forse bloccando il video fa prima. Ricerca di dispositivi, io credo che già l'aveva trovato, e tra poco lo potremmo rivedere sul nostro, fra circa diciamo 50 minuti, no, dovrebbe avvenire subito, non so per quale motivo non avviene, aspettiamo un attimo, un po' di pazienza. Connetti al, ma non lo trova, stranissimo. Ah, ecco, Chromecast, l'ha trovato. Benissimo, ed eccoci qua, stavo quasi andando in panico, vedete il simbolo di YouTube, io purtroppo devo farlo vedere, vabbè, siamo su YouTube, stiamo facendo un test su YouTube, eh? Jaguar F-Type S Spider Cabrio, eccolo, con l'audio, guardate che Spider. Questa è la mia macchina che ho comprato per andare, prima di andare a comprare il Chromecast, ho comprato questa macchina, questa automobile, giusto così per fare un giro, per andare a comprare il Chromecast e fare questo video. Qui possiamo abbassare l'audio, stoppare, tac, ecco qui ho lasciato l'accendisigari lì dentro, l'ho lasciato, vabbè, dopo lo devo togliere. Play e riparte. Bello, eh? Bella la macchina, no, bello anche il Chromecast. E così via. Possiamo quindi bloccare, c'è una coda TV, ecco, vedi, si crea una coda di tutta la cronologia di quello che uno ha visto. Ovviamente qui si possono vedere anche dei film in streaming che ci sono su YouTube, vedere anche video musicali, si può vedere tutto ciò che è visibile su YouTube. Date anche la qualità.
dello schermo, qui controllo l'audio, lo alziamo, premo qui al lato. Funge da telecomando, vedete? Ma il prezzo poi è veramente, io non voglio fare pubblicità a Google, però non ha bisogno della mia pubblicità, anzi, noi abbiamo bisogno, bellissima questa, noi abbiamo bisogno della pubblicità di Google, non Google che ha bisogno della nostra pubblicità. Questa è una battuta che devo mettere un copyright, perché è veramente fantastica, scusate, sono svegliato un po' esaltato stamattina. E quindi, che dicevo, però appunto non voglio fare pubblicità a Google, perché Google non ha bisogno della nostra pubblicità, ma noi di lui, però insomma è un bel prodotto, dai, ha un prezzo, ma si può dire, perché è quasi ufficiale, Google lo scrive dappertutto, 35 euro, intorno ai 35 euro. Poi c'è chi te lo spedisce a casa, chi ti dice di venire, insomma, si può andare a prendere... Vediamo un altro video, ovviamente sempre di Canale 25, io posso anche farlo scorrere e intanto pubblicarne un altro. Per esempio possiamo pubblicare un Eco Rally, dai, facciamo tutta roba di ecco, ho premuto l'altro video, posso o aggiungerlo alla coda in modo che lo vedi dopo, se no riproduci, vai, clic, e lui, clic, passa a quell'altro, ecco. Vedete, è una sorta di telecomando. Aumento il volume. Ah, non occorre che rimanga acceso. Tac, metti stand by. E lì si vede. Ok, benissimo. Posso stopparlo anche senza rientrare dentro Android. Ma adesso andiamo a parlare di quelle che sono ancora alcune problematiche, almeno per me che sto cominciando. Allora, Chromecast, io credevo che trasmettesse tutto quello che io vedevo su Chrome sul televisore, e non è così. Io ho aperto Chrome installato sul mio tablet o anche sullo smartphone, ma purtroppo ancora non c'è questa cosa. C'è, da quello che ho capito, su computer potenti, c'è scritto su computer potenti sopra, e comunque su, perché questo aggeggetto può anche essere utilizzato con il computer, e poi lo faremo nel video annesso, vedremo un altro video come utilizzare Chromecast con il proprio PC, ovviamente dopo aver installato sul proprio PC il Chromecast, l'applicazione Chromecast, non l'applicazione Chromecast, ma la estensione Cast, Google Cast su Chrome. Bene? Cioè, questo chiavetta Chromecast può essere utilizzato anche sul PC dopo aver installato sul PC Chrome, che è il browser di Google, Google Cast, che è un'estensione di Chrome, e basta, e aver comprato la chiavetta. Scopri le app, andiamo a vedere un'altra app che io ancora, però io ho paura a mandare, anzi non ho paura, non lo mando proprio, perché se io mando musica da Google Play è un'infrazione di copyright. Questa musica che ascoltate invece è libera da copyright, quindi l'ho potuta mandare. E abbiamo Infinity, abbiamo Red Bull, abbiamo Google Plus tra le applicazioni pronte, Deezer, insomma parecchia musica, ovviamente non è, e anche Google Plus abbiamo detto, cioè non è che uno Real Player Cloud, cioè non è che uno usa quel televisore per navigare, per leggere, soprattutto per vedere video, foto, no? Forse in alcuni casi anche per navigare, in alcuni contesti, insomma, però dai, diciamola tutta. Però può essere utile, può avere tante altre applicazioni anche a livello lavorativo, non diciamo di utilizzo di questo tipo per vedere video o musica. Abbiamo detto un po' tutto in questo primo video, al prossimo vedremo come utilizzare la Chromecast sul PC, ovviamente sul tablet la stessa identica cosa. Qui abbiamo un piccolo menu dell'applicazione che è Chromecast, e praticamente ci dice scopri le app, le piccole impostazioni e basta, praticamente. E poi la ricerca dei dispositivi tramite il wifi. Ciao a tutti e vi lascio con questo mitico Eco Rally Trail 2 Suzuki. Se lo trovo, andiamo a cercare YouTube, me la sono persa, non so se sta in background. Eccola in background. Eccola qua in background, ripremo su Google Cast
Andiamo quindi, dicevo, a rivedere questo video. Ecorelli Trail 2 Suzuki 4x4, 4x4, come si dice per boh? 4x4, vabbè. Amazing Car and Rock Music. Go to the Rock Music.